Grazie professor Ferrari, ringrazio gli organizzatori per questo bellissimo evento e soprattutto il professor Ferrari e il professor Petrini che mi hanno invitato. In realtà io sono un microbiologo, però mi occupo di vettori virali da tempo e quindi vi farò vedere come essenzialmente con vettori virali possiamo ottenere varie cose. E in gran parte i pilastri sui quali effettivamente si stanno sviluppando i nuovi sistemi per ingegneria tessutale possono essere di fatto racchiusi in questi tre segmenti. Quindi come possiamo, i nuovi sistemi con i quali possiamo intervenire nel manipolare l'informazione genetica della cellula, come possiamo espandere e guidare le cellule che sono terminali dal punto di vista differenziativo, quindi hanno perso quella capacità biologica di replicare. E per ultimo, come possiamo generare le cellule staminali pluripotenti. Per quanto riguarda la modificazione di informazione genetica, mi rifaccio al sistema tradizionale, mi rifaccio come esempio alla terapia genica, con un approccio che in effetti ha dato dei risultati straordinari, ma essenzialmente la terapia genica convenzionale consiste nell'introdurre il gene funzionale in una cellula che ha essenzialmente un gene difettivo. Quindi il gene funzionale andrà a vicariare la funzione mancante nella cellula e quindi la cellula ritornerà sana. E questo approccio, che ripeto, ha avuto molto successo, però ha tre limiti importanti. Prima di tutto, il gene deve essere introdotto all'interno della cellula e oltre il 50% dei geni cellulari hanno delle dimensioni che eccedono la capacità di veicolazione di questi geni nella cellula. Quindi per il 50% dei geni questo non è possibile. Secondo, se il gene non è inserito all'interno di uno dei cromosomi, viene perso e quindi la cellula di fatto ritornerà a manifestare il difetto. Terzo e non ultimo, il fatto che il gene che viene inserito è governato da un proprio promotore, quindi avrà un'espressione che è slegata dall'espressione fisiologica dei geni interni. Ci sono dei nuovi sistemi che hanno di fatto bypassato questo problema che noi stiamo utilizzando e che adesso vi illustro. Essenzialmente questi sistemi vanno sotto il nome di gene editing e ve ne sono tre, ma essenzialmente si basano sullo stesso concetto. Essenzialmente sono come fossero delle mani con molte dita, e mani le cui dita, diciamo, possono essere attaccate l'una all'altra, ognuno dei vertici di un dito riconosce una base. Quindi essenzialmente noi possiamo attaccare, fare delle mani gigantesche, aberranti di 20 o 30 dita, ognuna delle quali riconosce una base. Queste mani entrano all'interno della cellula, scorrono lungo i filamenti di DNA della cellula, dove trovano una perfetta omologia, si attaccano. Dipendentemente da cosa, diciamo, questi due pollici portano, essenzialmente possiamo avere vari effetti. Nell'esempio che vi farò vedere, che è quello che noi abbiamo utilizzato in studio in collaborazione con dei colleghi pediatri di Pisa, queste mani, diciamo, avevano attaccate un enzima di restrizione che una volta che le mani incontrano questa sequenza TARC, tagliano il gene. Essenzialmente qui possono verificarsi due effetti. Di fatto il taglio mette in moto un sistema di riparazione delle cellule e essenzialmente se noi portiamo all'interno un DNA che è praticamente complementare alla porzione tagliata, noi possiamo avere la sostituzione del frammento tagliato con il frammento che noi abbiamo veicolato. Per cui noi, per esempio, possiamo rimuovere una mutazione che inattiva il gene, ripristinando la corretta funzionalità del gene stesso. Ovviamente, siccome questi sistemi di trasporto sono molto piccoli, questo sistema è applicabile a tutti i geni. Per definizione è una correzione permanente perché uno va a togliere come fosse una biella rotta dal motore, va a inserire la biella funzionale, ed ultimo, effettivamente, si ripristina la funzionalità del gene che quindi ha la propria espressione. Ovviamente questo può essere utilizzato per l'inverso, per inattivare un gene. Se uno volesse studiare un gene, la funzionalità del gene, va all'interno a tagliare, a inattivare questo gene e così via. Noi abbiamo utilizzato questo approccio in una malattia che si manifesta già in età pediatrica, che è la discinesia ciliare primitiva, che è caratterizzata da delle disfunzioni ciliari dell'epitelio respiratorio, oltre a vari altri epiteli, e essenzialmente bambini o soggetti che soffrono di questa patologia hanno un movimento ciliare che è o ipercinetico, oppure sono ciglia statiche, o non coordinate, che porta a un ristagno del muco, asma, infezioni virali ricorrenti, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo entrati con questo sistema di gene editing all'interno di queste cellule per riparare uno dei geni che essenzialmente è coinvolto in questo battito ciliare.
Avrei un video, ma non ve lo faccio vedere per motivi di tempo, ma in sostanza si è visto che con questo approccio delle cellule che battono con un modo iper, delle ciglia che battono con un modo ipercinetico, noi siamo riusciti a correggere praticamente il 30% delle cellule, a ripristinare in modo, come dire, permanente e funzionalmente efficace le cellule nell'epitelio respiratorio di questi bambini, nel 30% delle cellule. Passiamo al secondo punto perché mi fa vedere che ho già bruciato gran parte del mio tempo. Espansione controllata e guidata delle cellule. Come sapete, le cellule normali hanno una sorta di orologio biologico per le quali le cellule replicano 20 o 30 volte, oltre le quali raggiungono un limite di capacità replicativa, vanno incontro a senescenza e muoiono. Chiunque ha lavorato con tessuti ex vivo, con cellule primarie, si è posto il problema di, in qualche modo, di ottenere una sorgente illimitata di queste cellule, però mantenendole in condizioni normali. D'accordo? Perché in effetti tentativi di questo tipo, in qualche modo di immortalizzare le cellule, ve ne sono stati molti e essenzialmente si possono ottenere delle cellule attraverso, che replicano continuamente attraverso stimoli chimici, trasformazione o inserimento di DNA o di virus tumorali e così via, ma il risultato è che noi otteniamo delle cellule che sono completamente diverse dal punto istologico delle cellule di partenza, molto spesso hanno dei cromosomi, un patrimonio cromosomico aberrante, eccetera. Noi abbiamo sviluppato un sistema che abbiamo chiamato Ambrosia, sul quale sarò volutamente vago perché è un approccio assolutamente nuovo che vogliamo brevettare, ma che in effetti ha risposto alla capacità alla produzione di cellule dal punto di vista immortalizzate, ma che di fatto mantengono un aspetto normale. Essenzialmente noi introduciamo un cocktail di alcuni geni all'interno della cellula, i quali vengono espressi solo in presenza di un farmaco che noi aggiungiamo. Quindi sono posti sotto un vettore inducibile. Il farmaco è la doxiciclina, un derivato di tetraciclina, quindi anche utilizzabile in vivo, e in effetti, in presenza di questo farmaco, questi geni iniziano a esprimere i propri promotori e le cellule replicano. Vi faccio vedere una diapositiva nella quale l'abbiamo provato su fibroblasti umani, i fibroblasti sono cellule allungate essenzialmente che crescono a confluenza occupando tutta la superficie, qui si vede poco, ma essenzialmente in assenza di farmaco le cellule hanno un aspetto del tutto normale, se noi aggiungiamo il farmaco si cominciano a vedere dei foci di replicazione che sono del tutto indistinguibili ai fibroblasti trasformati. Qual è la differenza? Che se noi togliamo il farmaco, dopo qualche giorno le cellule ritornano allo stato normale, pur avendo aumentato di numero. Tanto è vero che se noi andiamo a misurare l'indice di proliferazione, noi vediamo che sia le cellule, come dire, colture giovani, fresche, trattate con il farmaco, colture che ormai sono andate in senescenza, trattate col farmaco, iniziano a replicare con una velocità che è uguale a cellule ex vivo appena prese, quindi fresche, che sono ancora in grado di replicare autonomamente. Se noi togliamo il farmaco, le cellule, soprattutto di colture vecchie, riprendono ad avere un ritmo di replicazione o non replicano esattamente come fanno le cellule non trattate vecchie. La cosa importante è che effettivamente ci distingue da tutti gli altri che attraverso l'analisi dei pattern di metilazione, quindi per vedere quanto questi trattamenti farmacologici alternati e non trattamenti va a modulare il patrimonio genetico, a cambiarlo, tutte le prove che abbiamo fatto, che vi riporto e che altro stiamo facendo, indicano che effettivamente le cellule, dopo questo stress, se volete, dopo questa spinta alla replicazione, ritornano ad essere esattamente uguali come prima. Quindi abbiamo, attraverso questi sistemi di somministrazione del farmaco, che può essere ripetuta anche a vari tempi, il fatto che queste cellule possono riprendere a replicare espandendo la popolazione di cellule su quali andiamo a lavorare. Finisco con l'ultima diapositiva, che questa è una cosa sulle quali noi ci stiamo attrezzando, non abbiamo ancora cominciato, che sono le cellule staminali pluripotenti. Essenzialmente il sistema va a rispondere a uno dei quesiti su come noi possiamo produrre delle cellule staminali che siano in grado di generare qualsiasi tipo di cose senza andare a utilizzare cellule embrionali che, come sapete, sono vietate dalla legge. Bene, questo sistema è stato sviluppato nel 2006 da un collega che si chiama Yamanaka, che ha vinto il Nobel recentemente, il quale tratta delle cellule differenziate, per esempio cellule cutanee, eccetera, con un cocktail di oncogeni, e queste cellule di fatto iniziano un percorso dedifferenziativo che le riporta ad essere cellule staminali. Quindi, essenzialmente, queste cellule, a seconda dello stimolo che noi diamo, possono, per esempio, differenziarsi in epatociti piuttosto che in neuroni e così via. Questo
Questa è una tecnica che, anche questa assolutamente trasversale, molto utilizzata adesso per ripercorrere a ritroso, per esempio, degli eventi che hanno portato alla manifestazione di alcune patologie, o sviluppare farmaci, che è assolutamente trasversale, quindi invito chiunque voglia in qualche modo utilizzare questa tecnica a contattarci, perché ci stiamo attrezzando anche su questo. Sugli altri due abbiamo già i sistemi in atto che stiamo utilizzando in vari ambiti. Grazie. Ma prima o poi noi chirurghi ci dobbiamo trovare un altro lavoro? No, 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 anzi, questo è poi in effetti da qui, o soprattutto anche con questo editing, essenzialmente ci sono ancora dei probabili problemi di off-targeting, però devo dire che in effetti stanno facendo dei passi avanti notevoli. Però questo, per esempio, scusi, poi mi taccio, per esempio, se uno avesse una patologia in un distretto non facilmente raggiungibile chirurgicamente, può prendere delle cellule, per esempio, dal derma e risvilupparle e riportarle alle cellule malate di questo organo. Vuoi fare un commento? No, vai.